sul sito della campagna sulle olive italiane e che sarà presente in Expo presso il padiglione di Coldiretti. Da dove partiamo? Questa è una campagna che parte da una constatazione: l'olio extravergine di oliva è un prodotto diffusissimo e in fortissima crescita nel consumo. Si pensa per esempio che negli ultimi 25 anni i consumi a livello mondiale siano passati da circa 1.600.000 tonnellate a, ultima rilevazione del COI, a circa 2 milioni e mezzo di tonnellate, quindi un prodotto che si sta diffondendo su scala planetaria con l'accesso anche di nuovi paesi che non avevano nella propria dieta questo prodotto, come il Brasile oppure il Giappone, quindi fortissima crescita. In realtà questa grandissima diffusione di questo prodotto non corrisponde a una conoscenza da parte del mercato di questa straordinaria materia, e alcune rilevazioni che una ha portato per esempio a livello europeo, per esempio denotano che il 46% degli intervistati, soprattutto nel nord Europa, acquista un olio senza effettivamente conoscere le proprietà del prodotto che va a acquistare. Il 39% del campione riconosce l'olio extravergine di oliva attraverso la lettura delle etichette, che vuol dire che circa il 60% sceglie senza scegliere in base alle indicazioni di etichetta. Il 31% si lascia suggestionare dal colore, che sappiamo bene non essere un indicatore di qualità del prodotto. Il 20% al sapore e il 10% ammette di non conoscere e di scegliere l'olio senza nessun criterio qualitativo. A questa indagine, un recente studio di Fondazione Simbola, condotto dal 2013 al 2014, in cui abbiamo scandagliato il web con circa un'analisi di 1.600.000 post appartenenti a blog, siti e forum, questa analisi mette in evidenza come in tutte le discussioni, sia in lingua italiana che in lingua inglese, ci sia una scarsissima conoscenza dell'olio. A fronte di una positività sul giudizio, effettivamente, se andiamo ad analizzare gli elementi di scelta di giudizio dell'olio, emerge una scarsissima conoscenza. Nella slide che vi faccio vedere, per esempio, vi segnalo il grafico nella parte in basso, in cui effettivamente, per esempio, il 30,9% delle discussioni su internet considera il prodotto olio come un prodotto che fa male alla salute. Sappiamo benissimo che questo non è vero. Oppure che gli effetti di alcune campagne o di alcune in qualche modo mistificazioni portano a una scarsissima fiducia del prodotto, circa il 22% ha un giudizio e paura che l'olio sia un prodotto contraffatto, mentre dal terzo al quarto posto emerge come per esempio i due elementi di qualità dell'olio, l'amaro e il piccante, sono considerati elementi di difetto, quindi non apprezzati dal mercato, quando sappiamo benissimo che l'amaro e il piccante sono dei fattori che permettono al consumatore di cogliere la qualità del prodotto. La reputazione, questi effetti ovviamente hanno effetti molto importanti sul prodotto, e alcune campagne che sicuramente conoscerete, come quella del New York Times del 2014, che effettivamente hanno contribuito a un giudizio non molto positivo e gratificante sul prodotto, ma soprattutto sulla produzione italiana. Partiamo da qui, partiamo da questo, ho fatto questa diffusione, ma sulla necessità di creare conoscenza sull'olio. E sicuramente conoscenza sul prodotto, conoscenza sulle proprietà che sono contenute, che lo distinguono da un prodotto di non qualità, e sulla forte radicamento territoriale che caratterizza soprattutto gli oli extravergini di oliva italiana. Questa campagna sul olio italiano, che lanciamo con una nel 2013, nasce con una campagna sostenuta dal Ministero delle Politiche Agricole, ma che è voluto, visti gli esiti positivi della campagna, abbiamo voluto far proseguire nel 2015 grazie al contributo di soggetti privati, perché la campagna nel 2015 è sostenuta sostanzialmente da soggetti privati. Quali sono i tre medium che abbiamo scelto per veicolare questi contenuti importanti dell'olio, per creare conoscenza di questo prodotto straordinario? Sono cinque sostanzialmente, che sono il primo legato alla storia della cultura. Abbiamo fatto un lavoro, vedrete, a chi avrà la possibilità di vedere il sito internet della campagna, vedrà una bellissima gallery che abbiamo realizzato con il Ministero delle Politiche e il Ministero dei Beni Culturali, in cui abbiamo ricercato, grazie alla collaborazione dei principali musei italiani, tutta l'iconografia nel mondo dell'arte legata all'impiego dell'olivo, quindi troverete quadri dei più importanti maestri d'arte italiani che utilizzano l'olio nella sua dimensione simbolica, appunto estetica, in termini di paesaggio. Un secondo contenuto è legato al processo che c'è dietro. L'olio di qualità ha una storia importante, un processo e tanta innovazione, spesso sconosciuta a chi compra un olio.
abbiamo voluto raccontarla in maniera molto semplice e molto divulgativa. Le proprietà salutistiche più importanti, se citavo prima, come nell'olio ci sono delle caratteristiche che altri prodotti non possono elencare, che sono legate alla, diciamo, alcune proprietà che rendono l'olio un antiossidante molto forte, quindi utile per la cura della pelle e in alcuni casi anche per il tumore, si dice. Gusto e degusto: è importante nella varietà abbinare correttamente un gusto, e troverete dentro il sito un corso che vi permette anche di capire come si degusta un olio, ma anche come si abbina correttamente in base alle proprietà del prodotto. E ultimo, ma non ultimo, il territorio. E nel sito sarà possibile visitare tantissimi territori dell'olio, spiegandole le specificità e le peculiarità che poi vengono riportate nel prodotto. Velocemente, il prodotto simbolo di questa campagna, abbiamo scelto la bottiglia dell'olio, che non è una bottiglia che è in commercio, ma abbiamo cercato di riassumere in questo prodotto, insomma, che è qui, tutto quello che è possibile raccontare sul tema dell'olio. Sicuramente l'olio è un prodotto prezioso, quindi abbiamo pensato con Verade di sviluppare un concorso di design che ha coinvolto lo IED, vincitrice su 5 gruppi internazionali, 3 giovani donne, una turca, una danese e una nigeriana, che hanno progettato questa bottiglia pensando proprio al flusso dell'olio, tant'è che la bottiglia è stata chiamata Flow, proprio dal flusso dell'olio. Il tappo è stato progettato invece da Guada, con un tappo antirabocco, pensato appositamente per mantenere inalterate le proprietà di questo straordinario prodotto, che va conservato nel tempo, e poi su questo poi ci racconterà meglio Guada. E il contenitore, un altro aspetto importante per avere e apprezzare al meglio questo prodotto, è importante veicolare una serie di contenuti che non erano veicolabili nell'etichetta, e quindi con Comieco abbiamo pensato di progettare un contenitore che veicolasse tutti quei contenuti che sono dentro la bottiglia e spesso sono invisibili al consumatore. Quindi questa bottiglia, diciamo, è un prodotto di comunicazione ampio che permette di apprezzare tutto ciò che è possibile e giusto apprezzare nell'olio. Questa è la bottiglia che è uscita 25 Flow. E questo, diciamo, è il layout che abbiamo ingegnerizzato, in cui oltre alla bottiglia, che poi ci racconterò meglio come è fatta, il tappo, abbiamo progettato anche un'etichetta, che è un'etichetta che non è in commercio, evidentemente, in cui chiaramente, in maniera trasparente, sono sottolineati i 3 aspetti che rendono un olio di qualità un olio di qualità, che sono la provenienza, il primo, diciamo, set di informazioni della parte alta. Una parte centrale in cui sono elencati una serie di fattori che oggi non sono in etichetta, come quelli che ho, che sono fattori che qualificano un olio di qualità rispetto a un olio di qualità, e che noi abbiamo messo per far capire come nel futuro sia auspicabile sempre più integrare l'etichetta con delle indicazioni che denotino e aiutino il consumatore a scegliere un olio superiore rispetto a un olio di oliva. Questa è la bottiglia che abbiamo visto. Tutti questi contenuti, oltre ad essere regolati dalla bottiglia, grazie alla collaborazione con Aida Partner, che ho iniziato al Santo Macello, sono diventati la base di una campagna di informazione social. Quotidianamente noi postiamo informazioni, e questo mese incentiveremo questa campagna di comunicazione per aiutare appunto i cittadini ad alfabetizzarsi rispetto all'olio, questo grandissimo prodotto. E queste informazioni, come dicevo prima, sono legate sia alla proprietà salutistica, alla storia e sia ai territori del corpo. Ultima cosa che citavo prima è il sito. Il sito appunto è la somma, il luogo dove tutti questi contenuti, veramente tanti, e vi invito a sfogliarlo, a vederlo nella sua completezza, e rappresenta, diciamo, la piattaforma in cui noi con Guada, con Unacol e con Diretti abbiamo cercato di veicolare tutta questa ricchezza appunto in un prodotto di comunicazione che speriamo abbia l'effetto che noi desideriamo quello di farlo conoscere. E poi insomma, i nostri partner, sia Venaglia che Guada, che Comieco, spiegheranno nel dettaglio alcuni aspetti che hanno reso questa campagna una campagna così ricca e spero, insomma, efficace.